Ragazzi, siamo allo stand di Royal Enfield, finalmente la tanto attesa Royal Enfield Himalayan 450 è arrivata e ce l'abbiamo qua davanti, guardate che bella. Nuovo motore 450 raffreddato a liquido, 40 cavalli, 40 Nm di coppia, cerchio da 17 il posteriore, cerchio da 21 l'anteriore, forcella Showa da 43 mm rovesciata, guardate che bella, spettacolare. Altezza sella da 805 a 845 mm, regolabile anche per i più bassi, anche per quelli non alti come me. Bellissimo. Molto bella anche questa colorazione. Bella. Ragazzi, adesso non vi resta che aspettare la prova su strada, iscrivetevi al canale, mi raccomando, per non perderla, e io continuo il giro qua in Royal Enfield. Bene ragazzi, siamo in presenza di un esimio collega, Andrea Servore. Vabbè, lui è chiaramente di portata, vabbè, lasciamo stare i numeri. Andrea, cosa ci dici di questa nuova Himalayan? A me piace un sacco davvero, sono rimasto molto colpito dal prodotto. Due parole anche da... Intanto, come hai detto tu, è nuovo, sei un concedito, sì, quindi per chi ha provato la vecchia e magari già ha capito cos'era l'Himalayan, questa qui, diciamo, fa tanti passi in avanti, non c'è molto in comune con la vecchia, sospensioni show a sterilo pentrati, nuovo motore che sviluppa 40 cavalli, adesso non più 24, mono con regolazione del precarico, sella su due livelli, poi abbiamo comunque delle pinze, dischi che adesso garantiscono una frenata che dovrebbe essere migliore a quella di prima. Sì, perché in effetti un po' certe Royal, io dico sempre che il posteriore di Royal è molto affidabile ed è molto potente, l'anteriore insomma bisogna coadiuvare un po' le entrambe le frenate per avere una risposta bella decisa. Qua sicuramente qui, miglioriamo. Sì, probabilmente si migliora. I cerchi, che saranno anche in opzione tubeless, non in questo caso, ma proprio su questo modello dovrebbero esserci. E, cerchio da 21. Cerchi da 21 ovviamente. E poi una cosa molto bella di cui sicuramente parlare è il TFT, perché adesso sparisce tutti gli oblò della vecchia Himalayan e arriva questo TFT a colori con connettività smartphone per notifiche, musica, ma soprattutto per andare a portare lì la navigazione di Google Maps, non solo con le frecce ma proprio con tutta la mappa come sullo smartphone, quindi un progetto veramente... Anche da questo punto di vista, diciamo, un bel salto in avanti. Andrea, senti, è stato molto gentile, è stato, grazie, un piacere averti conosciuto e buona continuazione. Alla buon lavoro, prossima, grazie. Buon lavoro.